ringrazio gli organizzatori dell'invito, Vincenzo, il professor Cosmasiani, tutte le altre rappresentanze sia culturali che amministrative e politiche che hanno, ci hanno onorato in questa iniziativa. I dialetti vanno salvaguardati naturalmente sotto tutti i punti di vista perché sono uno strumento anche di studio del territorio e sicuramente una delle forme maggiori per cui attraverso le quali si aderisce al territorio e al pubblico è proprio il teatro, perché attraverso il teatro non solo c'è una diretta e immediata corrispondenza, naturalmente anche con la poesia ne facciamo tanta come associazione, però rimane sempre un pochino più intimistica. Il teatro è pubblico, il teatro è di piazza, noi abbiamo sempre rappresentato in piazza proprio, in piazza di Borghi davanti a Castello Teodoli, e tanti anni di esperienza ci hanno formato anche dal punto di vista culturale generale, perché fare teatro significa andare a raccogliere tradizioni, usi, costumi, usanze, storia, leggende, favole, e quindi questo va a arricchire un patrimonio antropologico che fa parte di quella microstoria che poi fa la grande storia della nostra nazione. Io dico sempre che la fortuna dell'Italia è quella di essere frammentata in tante regioni, in tanti piccoli comuni, perché è questa diversità poi che ci identifichiamo confrontandoci. A Fantasma in un Castello, che è il brano che gli organizzatori hanno scelto di farmi leggere, è una commedia un pochino più complicata, Vincenzo, nel senso che è una delle più fittamente dialogate. Io proverò a farvi capire un pochino la situazione. Siamo al secondo atto, sono due scene del secondo atto. È un'opera molto particolare che è stata rappresentata per la prima volta nel 2001, quando ufficialmente si rendeva pubblico il fatto che il Castello Teodoli, per tanti anni abitato da privati, poi passato per circa un trentennio diciamo presso una società immobiliare che ovviamente non aveva avuto nessuna cura, quindi caduto completamente in decadenza, finalmente è diventato bene pubblico. Ad onorare questo evento straordinario per cui tutti i cittadini potevano finalmente godere di un qualcosa che fino a ieri era stato, nei racconti dei genitori, dei nonni, ma anche insomma di loro stessi da bambini, qualcosa di molto misterioso, dove vedevano brillare, lucidare le dame, le feste e i contadini rimanevano fuori dal maniero, ha veramente significato la conquista di un avanzamento di civiltà per il paese. E l'Associazione Culturale Terzo Millennio vanta anche il primato di aver poi aperto al grande pubblico dei visitatori il castello. Vi invitiamo a visitarlo l'ultima domenica di ottobre, giorno in cui viene festeggiato il patrono di San Guccio e San Celso, per il quale ho scritto la biografia, e c'è la sagra della polenta fuori e viene rappresentata quindi la vita contadina di un tempo. All'interno di Castello Teodoli noi offriamo visite guidate in costume, rappresentiamo, facciamo una rievocazione storica improntata alla seconda metà dell'Ottocento e in questi abiti, diciamo arredato anche con suppellenti del castello, facciamo le visite guidate all'interno raccontando la storia del castello e la storia di San Guccio. Allora, la fantasma di Castello, il fantasma del castello, è dunque l'epopea di San Guccio, racconta la storia di San Guccio che appunto è stata rappresentata in quella data di proposito. E quindi parte diciamo dalla seconda metà dell'Ottocento, periodo in cui il castello è passato ai Teodoli, fino ai tempi nostri. La figura del fantasma ovviamente è una figura fortemente simbolica, si presenta in alcuni momenti soltanto della commedia a raffigurare appunto l'affrancamento dell'uomo dallo stato di servilismo a uno stato di compartecipazione al bene comune, che è ovviamente rappresentato dall'acquisizione pubblica del castello. Leggerò una scena dal secondo atto in cui siamo allo scoppio della prima guerra mondiale, ed è una lettera che viene scritta da una contadina al marito al fronte, e poi una scena di un menù dettato dalla marchesa a un servitore ignorante,
dovete un pochino immaginare la scena, ci sono molte poche servitrici da un lato del palcoscenico, c'è la marchesa dall'altro lato che ripete questo menù mentre il servitore ignorante chiaramente riferisce a suo modo, così come egli interpreta certe pietanze strane alle cuoche che devono preparare appunto la cena, il pranzo di festa per il castello. E c'è chiaramente poi alla fine la riflessione delle donne. La seconda scena si impronta in un periodo tra gli anni 20 e anni 30, quindi periodo coloniale, per il periodo del regime, e vedrete che poi c'è un atteggiamento della donna sempre molto profondo rispetto ai fatti che accadono nella storia. Io nelle mie opere do sempre molta importanza alla donna, perché nel chiuso della vita domestica da sempre si è comunque fatta sempre profondamente interprete di quello che accadeva in generale, a livello universale e anche a livello storico, con la sua malizia, con la sua bellezza, con la sua intelligenza soprattutto. È una casa povera, lettera al marito di guerra. Caro marito mio, ecco, stiamo cuci. Stiamo, che bestia e che ci che sempre si trova. Mo te posso scrivere che è venuto un maestro del tuo paese che ci ha fatto un po' di scuola e che ha lettere gli alfabeti della barata. Punto. Virgola. Che ci va? E punto, punto. Io spero che tu sta bene, perché ecco, stiamo tutti in pensiero per tutti i seriazzi di micchi che hanno preso a fare la guerra dopo che si è morta tutta quella poragenda a Cavoretto. Speriamo proprio che l'uomo non si sta con mal di fiume, che dice che si chiama Piave, io non saccio dove sta. Mi si fa tutto l'uscio e io sanno e si pare figlie mamma. Io, ecco, manco lo saccio perché ci sta sta guerra. Ma perché ci sta sta guerra? Magari me lo può dire che sta proprio loca a vedere che faccia tenne, a guardare l'ambaccia. Oh, ma non te fa ammazzare, se no che me ne faccio questa vita? Io non posso cambiare senza te dei poveri. E poi, figli do, non vai a bracciare. Te voglio bene, amore, a riscrivere. Se puoi, se potrai, Maria. Il menù della marchesa. Giuseppe, mi raccomando il menù per domani. Oh, ecco quello che avete da cucinare. Volevo al salmone. Io voglio dei salmone. E lasagne emiliane. E poi vuole lasagne emiliana. Vabbè, ci proviamo. Visti che dicono certe cose che boh, io non gli ho mai sentiti sti indrugli. Anda come mangino male sti marchesi. Hai posto lo stomaco che ne erano i ferro. Basteranno i primi? Per secondo, sì. Oh, adesso gli ordini per dopo il primo. Sì, primo, secondo, quinto. E pensa che alla casa gli poveracci, con aspiratori pulenta ci mangiano 20 persone. Ecco, ma e chi si spiega va a letto pure di uno. Beh, sentiamo, va. Porticelli fricassano. Dova, volete voglio fritto santo. E si sono matti, va, corri. Ecco, corri gli prete a fare l'angelica con gli usando, dice che è bella marchesa. Une, si crederà che sei morta. E per contorno, come sono difficili i contorni. Cavolini di boxer in fondura. E poi, logo contorno, i cavoletti vini, chi de Brunella. E non, non mi perdete che io non ero rescio. Mi estimo bene a figli del ruciolo destino del cagunatra, no? Proprio figli e Brunella vuole che me la mia guascia io sprifunno. Ah, oh, e sto proprio circoncentrici sti nobili, eh? E che t'adoglio dati in figlia a me mi pareno tutte uguali le erbe. E foglie di carciofo affogate al cognac. Poi carciofoletti del tuo cognato. De vite? Quinate tu andagno ranzita che te! Ma desimbarata, ma come che sta servizio agli castelli?
Va bene che siete sempre serve, ma v'avete da struire, che siete nate proprio analfabetiche, siete proprio grave. Une, io parlo di scienziato. Te ce vorrete di a te a combattere con questi matti che non sanno manco essi quello che vogliono. E per finire, goulash. Un dolce africano? Sì, che fa tanto chic l'Africa al momento. Mo però, dove io troviamo un dolce culaccio africano, non ne usaccio. N'ha detto un po' da che animale non usaccio. Gnovi, ignorante sei tu, e vedi, amando sardo sta l'Africa, e sentiamo ste esploratrici. L'Africa è lontana, sta dopo, ma dopo, ma dopo di Roma. Loco, c'è stanno i torlioni e dei crecanderi, ti fanno i ricchiudi, serpente e bova con le corna, gli urci, i lupi, i calimandi, i fuochi lebrosi, i ragutani, i mosca ammazza sette e perfino i bileguini, vedi, e certomini niri come tizi, che loco i suoi cosci è che spacche muore. Dicino che tengono sette vetro per le mani, i bei piatti, certi capuccioni, cuci rossi, tutti sbucerellati da recchini. E mo ce pensa in luce a ciovinizzagli a si servatici, ce gli amo a fare le colonie e gli amo l'oro a fa fortuna. Sì, gli amo pure l'oro al zappà, che ce basta, ecco, e andai figlie nostre ai rassi. Oh, che te vinci le politiche tune, pensa a cocia roba per la marchesa, cagli libici, ce pensiamo noi. Io non credo che il pesce sia anticlassico per la carne. Hanno da venire, viene Gigia se il pesce, il Claretta che si dà ben per la carne, dice che sta da mettere gli abiducci alla festa. E poi alla fine, ma proprio all'ultimo, e meno male che siamo arrivate, sta lista mi pare la messa di venerdì santo, state zitta, altrimenti non me sta ricorda. Mont Blanc, Santo Morè e poi Viterol. La torta delle bianche, il vostro d'onore, e ha detto profitterolesse. E cioè è francesa e vuole di non ve ne approfittete, è una minaccia che lo sapessa marchesa che voi siete capaci di presentargli che ha tutta moccecata con sto canarozzo che ve ne trovete e poi voglia ricordare che è stata fantasima la Castiglia a magnassela e cici mo pure i morti magnino mo pure francesa s'amparato. Che fighi, beh, va, che ecco ci pensiamo noi, va alla vigniscevola, va a preparare la stalla per gli signori, che vieni in un gran carrozza. Se dice scuderia, ma va, se dice stalla. Faggettane, cici, canta, mi è bastata questi 15-18, com'è? E in filmone siamo diventate macchine per fa figli, chi dice, chi vende? E se sono maschi, c'è pure per chi non vede. Voglio proprio vedere stasi. Io non la vedo bene sta questione. Che ci avranno da fare tutti sti uomini? Tengo paura, Giuseppe. Verrà sul tuo senare per un'altra guerra. E poi, io sento un so che tengo con me un presentimento. Ogni tanto, mi sceglie le cuore come se meglio stringesse la mano della fantasma. E mica ce vanno essi, i ricchi a morire ammazzati, i figli nostri sono carne da macello. Ma piuttosto, ma di tuo marito che? Ma magari avrà bevuto un cuccito, che ne saccio? Che è un maga detto? Che la sera tornea dagli Uliviro, hai visto qualcosa che parea, non parea. No, zia sa che mi ha sentito certi rumori strani, come le catene. Ma non so se io posso dire. Ma te, con mamma, dice che ha visto, che ha sentito. E con Mari Crispini, marito vostro, non serio, mica va dicendo fantasie. E poi, certi lamenti, come quando che la Iuma cerca i figli. Un po' come. Pure, madonna mia. Allora, ma allora essa, la regina fantasma,
Vergine Santa! E che sarà? E che ci vorrà via fantasma? E allora, figlie mie, quando vi sarete per il paese, che cosa di rosso avrà da succedere?